Ragazzi, ma cosa stiamo portando? Benvenuti, siamo su Session, uno degli ultimi ritrovati per quanto riguarda videogiochi sugli skateboard. Qui davanti ai vostri occhi c'è un, come potremmo dire, orfano di Tony Hawk's, perché lo giocai a tutti, quasi tutti i Tony Hawk's Pro Skater usciti, Tony Hawk's Underground, 1, 2, veramente, tutti. Abbandonai un po' questo mondo, giocai anche i giochi relativi alla BMX, Bam Margera, uno su tutti, e mi è sempre appassionato questo mondo, questa cultura, questo tipo di vestiti, eccetera. Sono super felice di potervelo portare, l'ho scoperto dopo, è uscito da quasi 2 mesi questo gioco, è in Early Access e attualmente l'unica cosa che bisogna fare è correre in giro e fare questa faccia abbastanza palesemente assente. Bisogna andare a fare un po' di tricks all style, man. E non ci sono obiettivi, sono dei challenge per ora. Il gioco ovviamente in Early Access e chi lo sa. Possiamo per adesso, c'è un piccolo tutorial che vi ho saltato sinceramente. La modalità di, diciamo, di viaggio per adesso è a piedi e poi ovviamente con lo skate. Ok, facciamo il primo trick, quello che ho imparato. Quello che ho imparato è uccidermi male. Perché? Per muoversi, adesso vi faccio vedere, per andare avanti, questo calcio a sinistra si usa, sto usando il controller della PlayStation, si usa la X per calcio a col piede sinistro, il quadrato, ma per muoversi non sto usando le levette, bensì i trigger, R2 L2 signori, ed è un po' complicato, ma una volta che si entra nel mood ce la si fa. Perché non le levette? Perché le levette servono essenzialmente a governare tutti i trick. Per esempio, questo è un semplicissimo ollie che serve per saltare, ma se ne facciamo così, opla, il ragdoll di questo gioco è bellissimo, veramente. Ok, allora, l'ambientazione di questa di questo gioco è New York, in questo caso dovrebbe essere Lower Manhattan. Ho visto un paio di video americani al riguardo, perché ovviamente sono abbastanza ignorantissimo sulla cosa, ed è completamente aperta, non ci sono obiettivi, cioè guardate, noi possiamo mettere giù anche un grinder, che sono le cose più complicate di sto mondo, ma buttiamo giù un trick facilissimo, un kickflip, vedete che non appare da nessuna parte? Oh. Con i gradini è un casino perché bisogna saltare. Ok amico mio, scendi dallo skate, bravo. Non c'è niente, non ci sono degli obiettivi, non ci sono dei punteggi come nei classici Tony Hawk's per esempio, c'è solo la mappa e tutto quello che la nostra mente può partorire, signori. Qua vediamo una linea di trick, magari si può fare un grind saltando, andando a fare un manual, atterrando qui magari facendo un altro grind, perché no? Nessuno ce lo impieta, nessuno ce lo impedisce. I grab, quindi tutti i vari trick appunto eseguibili tramite un grab, quindi prendendo in mano lo skate, non si sono ancora implementati, lo stanno facendo, è nella sezione experimental che vedete qui. Tanto bellissimo il fatto che il menu sia ambientato tutti anni 90, ragazzi, che bello. Ah, che bello. E quindi è in sviluppo, ma santo cielo. Le potenzialità che ci sono qua dietro. Le potenzialità, la mappa, completamente esplorabile. Qui c'è tranquillamente un grind, potremmo provare a farlo, morirò male. Morirai male tante volte, amico mio. Vai, proviamo. Appunto, cosa vi ha detto? Si muore male.
Cosa stava facendo? Sto cercando di fare sto grinding da un po'. Mio Dio. Oddio mio, quest'uomo ha dei problemi, come vedete, ha degli evidenti problemi con la droga. Stereotipo proprio malatissimo anni 90, ma va bene. Ce la faremo a fare questo grind. Allora, ci sono quello che volevo farvi vedere, che è option camera, skateboard camera, possiamo, di solito quella di base è questa. Molto vicina. Forse quella lontana non è il top, perché effettivamente non ci dà modo di verificare esattamente se stiamo facendo qualcosa di buono. Ok, questo lo già vedo già meglio. Andiamo. Evidentemente no. Salta! Non salta ragazzi, non salta. Non è che non salta, bisogna muovere purtroppo con le levette, queste qua, le due sinistra, o su o giù, ecco, questi sono i controlli dei piedi, no? Quindi bisogna entrare un po' nell'ottica, è un po' complicato. Ha degli svenimenti questo uomo, come volete notare, ha degli svenimenti. Ahia! Oh, quanto viene automatico fare tutto al contrario. Ah, saltalo! E fammelo sto grind, su! Yes! Ce l'abbiamo fatta! Oh mio Dio, che fatica! Però ci sta. Però ragazzi, questo è Session. Ops. Una mappa completamente libera per l'esplorazione. Possiamo veramente fisicamente fare ciò che vogliamo. Guardate quello spot, vedete? Io l'ho appena visto. Wow. Qui si possono fare, qui si può fare un bel salto. Un po' complesso prendere la rincorsa, ma nemmeno troppo. C'è lo spazio. Se c'è lo spazio. Si scatta. Magari si mette dentro anche un trick. Potrebbe essere tipo un kickflip o qualcosa del genere. Niente di complesso, eh. Il dolore che proverà quest'uomo sarà immenso. Aspetta, cosa hanno visto i miei occhi? Come ha fatto a passare attraverso? You're insane, man. La salta. E se non uso i tasti. Poraccio, ma poraccio questo uomo. Sembra che gli sparino alla schiena. Oh, non ce la faremo mai arrivare là in alto. No. E questo? New York City, man. Veramente. Mi piace anche molto come sound design cambi. Ascoltate bene il rumore dello skate. Sembra proprio che stia andando su un pavé. E qui su un cemento. Qui si potrebbe addirittura arrivare saltando, ma da dove? O andando in grind? Non lo so. Ok. Abbiamo appurato che non cade facendo le scale, se non lo andiamo a scantare noi. Morirà sempre di più questo. Per adesso questo. Questo è Session. Semplicemente trovare
una bella linea, evitare che muoia troppe volte, ma liberare la mente, semplicemente libera la mente. Quello che sì, però basta che smetti di morire. Evitiamo di fare i grind, che sono penso qualcosa di complesso per ora fare. Quando capirò che devo usare la levetta analogica sinistra verso l'alto, it was always, always too late. Ah, mi è piazzato un altro. È che arrivo fin troppo sotto, no? Che capisco quello che devo fare. Sì, ma se non uso anche la sinistra. Ah! Bisogna usare entrambe le levette, perché ovviamente sono i nostri piedi, le nostre gambe, quindi deve esserci anche del tempismo, però. Oh, se qualcuno si stesse chiedendo come ci si può muovere su una mappa che sembra veramente infinita, beh, come nella realtà, ragazzi. Fermata dell'autobus. Loving the weather, having a bubble with my buddies. No one's buzzing their bed. We got the money, believe me. We ain't fucking up ever chucking up stellar rain and more than I'll be. Sono contento che non si possa interagire. What the fuck? Oh, pensavo di aver fatto la scoperta del muro. Mamma mia, come salta. Sembra senza gravità. Cosa? Oops. Veramente, ragazzi, guardate, ci sono linee per qualsiasi cosa. Questa panchina messa lì apposta. Veramente, libertà completa di fare ciò che si vuole. Una volta padroneggiati gli strumenti, i metodi di comando. Non volevo fare tutta questa schifezza qua. È volato malissimo. Opla, non si è agganciato, no, non si è agganciato per niente il grind qui, non si è preso. Opla! Poveraccio, che buono. Opla, vabbè, vai, vai. Il solo pensiero che ogni singolo oggetto che vediamo è interagibile, perché volendo ci potremmo fare dei grind, mi ridà tanto quello che era Tonio. L'ultima cosa che volevo far vedere era questa. Return to Apartment. Perché sì, sì, è un gioco di skate, però c'è anche un minimo di personalizzazione, come penso sia corretto che sia. Appena si ripiglia il gioco. Ok, questo è il nostro appartamento. Da qui potremo vedere le nostre videoclip, perché sì, in teoria dovremmo... Quello che ti permette il gioco di fare proprio delle vere e proprie videoclip, che qui si possono andare a editare. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ma si può anche fare un po' di customization del nostro personaggino, che per adesso può essere solamente maschio o femmina. Session OG. Super... mio Dio, pixelato. Prison Dude, appena uscito di prigione, e Ribsman, ma noi teniamo... Ce ne sono un po'. Jesse Lacroix, Dane Barman, Donovan Strain, dovrebbe essere degli skater, teniamo Male, Head... Oh, che figata. Un po' di customization. Ok. Upper body. Oh, quanta roba c'è. Questa mi mancava, Ci sta. Pantaloni da skater. Teniamo questi jeans qui. Feet. Ci sono delle Vans. Piedi nudi, i pazzi proprio. Vediamolo così. E lo skateboard, deck graphics. Sì. Ah. Oh mio Dio, quanta roba. Quanto mi ricorda Tony Hawk, sta cosa.
Quanto mi ricorda Tony Hawk sta cosa? Clip tapes? C'è qualcosa di interessante qui? Può essere carino. Track. Vediamo gli arancioni così sono belli e le ruote. Un po' più grandi. Di colore diverso. Vediamo bene queste. Comfy couch, ci sediamo. Qua un'altra customizzazione solo dello skate, ma l'abbiamo già fatto. You know you want to go skating. Con questa faccia assolutamente da poco di buono, io ragazzi vi saluto. Fatemi sapere se volete ancora un po' di session, quando magari avrò preso però un pelino più la mano nei comandi di gioco, perché veramente non è automatico fare tutta sta roba. È assolutamente più complesso di quanto possa apparire. Assolutamente più complesso di quanto possa apparire un semplicissimo grinding può essere questo. Se viene fatto non nel tempo corretto, non lo porti giù neanche a pagarlo. Comunque, ripeto, fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere se anche voi all'epoca d'oro dei giochi di skate, quindi dei Tony Hawk's, per intenderci, su PlayStation 1, li giocavate anche voi. Aia! Io ne andavo letteralmente pazzo. Pazzo? Dai, fammi sto grind! Ne andavo veramente pazzo perché ci giocavo tantissimo, tantissimo. E per i cavoli miei. Più che altro con un amico con cui andavamo, diciamo, anche fuori a fare skate in maniera veramente basica, però ho ancora lo skate a casa di quando ero ragazzino ed è un bel ricordo. Perché non salti come dico io? Perché sono stronzo io, probabilmente. Volevo lasciarvi con un grind fatto come Dio comanda, ma qua non si può fare. Ah, qui e c'eravamo quasi. Ok, qua sì, si dovrebbe fare. E no. Allora, che salta poco, bisogna impararci ancora tanto, signore, assolutamente. Io vi saluto con l'ultimo schianto del nostro amico, che po poverino, il dolore fisico gli sto facendo provare. Ah, ma qui si può scendere? Basta, ragazzi, basta. Dai, io vi saluto. Fatemi veramente sapere cosa ne pensate. Questo, anzi, questo è Session. Io sono Videogiocatore Solitario. Alla prossima.